Ciao, in questo video spiegheremo come si prepara la salsa di pomodoro con il bimby. Gli ingredienti che ci servono sono i pomodori piccadilli, olio extravergine di oliva e sale rosa dell'Himalaya e un mazzetto di basilico. Il tempo di preparazione è di circa 27 minuti. Adesso inseriremo all'interno del boccale i pomodori interi. Portare il tempo 5 secondi, la velocità 7. Adesso cucineremo la salsa. Impostiamo il tempo a 25 minuti. Temperatura varoma. Velocità 2. Adesso togliere il misurino e inserire il cestello per evitare gli schizzi. Bene, ultimata la cottura, adesso dobbiamo omogenizzare la salsa, come vedete, per 1 minuto. Inserendo il misurino, per 1 minuto, a, da velocità 6, pian piano. Arriviamo alla velocità 10. Adesso aggiungiamo l'olio. L'olio lo aggiungiamo solo adesso perché, per evitare che la salsa diventi arancione, per evitare che il pomodoro si possa ossidare. Andiamo ad aggiungere un po' d'olio, sale, rosa dell'Himalaya, e un po' di basilico. Amalgamiamo per qualche secondo, esattamente 30 secondi. Sempre a velocità 2. Io ho utilizzato il sale rosa dell'Himalaya perché è un sale ricco di sali minerali. Non è un sale raffinato e soprattutto è incontaminato. Elimina il rischio di ritenzione idrica e di ipertensione. Adesso andiamo a impiattare. Salsa di pomodoro Bimby. Grazie e alla prossima ricetta!